cambia siamo noi. Larisimi è un quartiere antico di origini arabe, circondato da orti e giardini a ridosso del centro storico di Palermo. Il quartiere di Danisini, se tu chiedi forse al 50% dei palermitani, non sanno dov'è, è proprio al centro. Perché non si conosce Danisini? Non si conosce perché è un quartiere situato in una depressione, è sul letto del fiume Papireto. Ora il fiume è stato interrato, ma lì proprio passava il fiume, continua a passare sotto. Essendo sul letto del fiume Papireto, la terra è molto fertile, ci sono una quantità di campi che prima andavano a fieno, a paglia e anche per far andare i cavalli. L'unica strada con cui ci si accede è anche l'unica con cui si può tornare indietro, quindi diventa un vero e proprio paesino. È rimasta anche un'unità del quartiere. Il montaggio di un tendone diventa veramente un seme a cui tutti possono dare un pochettino di acqua per vederlo crescere nel migliore dei modi. Sono nato qui a Palermo, finito il liceo, mi piacevano le tecniche erboristiche, mi piaceva lavorare nell'ambito dell'agraria e della medicina. Appena ho provato la fisica e la chimica ho capito che mi dovevo muovere, dovevo fare qualcosa con il corpo e non con la testa. Ho preso bagaglio e sono partito per Torino, ho intrapreso 4 mesi di un laboratorio di acrobatica, ho visto che c'era una scuola di teatro fisico in Svizzera, si chiama Scuola Teatro Dimitri. Ho fatto 3 anni in questa scuola, a Verscio, e quindi insieme a un altro ragazzo abbiamo creato un numero comico, che è una cosa che nel circo va molto. Ho fatto questo per 4 anni in diversi circhi, in Danimarca, in Finlandia, in Germania, in Francia, fino in Groenlandia. Poi alla fine di questa avventura ero un po' stanco, ho deciso di lasciare. E con i pochi soldi che avevo raccimolato, un po' a destra, un po' a sinistra, ho deciso di investirli nella creazione di uno spazio qui a Palermo, qui in Sicilia, che potesse dare l'opportunità che non ho avuto io di diventare degli artisti e di vedere la vita con degli occhi che non sono soltanto quelli legati al guadagno. L'idea del tendone ai Danisini è quello di essere il primo circo permanente a Palermo. Ho avuto, diciamo, la fortuna e il caso di incontrare Fra Mauro, che è il frate della parrocchia di Sant'Agnese ai Danisini. L'ho incontrato grazie a un progetto, all'interno di un progetto che si chiama Rambla Papireto, al cui interno io ho dato dei corsi di circo sociale ai bambini del quartiere. Abbiamo cercato di trovarne una continuità. Proprio dietro la parrocchia c'è un grandissimo terreno, si chiama la fattoria. Abbiamo deciso con Fra Mauro di insediare il circo all'interno. È un bene comune donato alla comunità. L'idea è che all'interno del tendone ci saranno degli spettacoli, ci saranno delle rassegne, ci saranno degli artisti che verranno da fuori, ci saremo noi che con le scuole porteremo avanti dei progetti. L'idea è quella di portare queste scolaresche a rientrare in contatto con la natura e, perché no, vedersi anche uno spettacolo magari incentrato su una tematica appunto ecologica o quant'altro. Il circo sicuramente ha tanti aspetti. Da qualche anno entra anche appunto in questo ambito sociale. L'approccio a queste discipline è molto pedagogico. Circo che intendiamo noi sviluppare ai Danisini, c'è tutto questo lato del divertimento, quindi dell'attrarre il bambino nel divertirsi, e intrinsecamente imparare a lavorare insieme in gruppo, concentrarsi su una cosa, non disperdersi, trovare una passione, no? Tutte queste cose che arricchiscono il suo immaginario, aumentano la sua prospettiva di vita.
di possibilità. In generale c'è una risposta positiva, perché è una novità, perché comunque hai detto una cosa e la stai facendo. Loro adesso non vedono il tendone lì, per loro diventa un simbolo di credibilità. L'Italia che cambia è un'Italia che guarda al futuro senza vedere il profitto sempre come primo obiettivo. Penso che l'Italia che cambia è un'Italia che inizia a dare credito a queste piccole progetti che partono dal basso. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia